Portami al centro commerciale. Portami al centro commerciale. E al mattino noi rimaniamo intontiti, loro si approfittano. Andiamo al centro commerciale. Oh. Mia moglie poi, ognuna ha le sue tecniche tristi, mia moglie, che è lì presente, alla domenica dell'estate, da primavera estate, dice: andiamo all'Auchan, abitiamo vicino all'Auchan di Castellanza, Rescaldina, andiamo all'Auchan, non ci sarà nessuno, sono tutti al mare d'inverno, andiamo all'Auchan, sono tutti a sciare, ogni tanto il coglione ci casca. Siamo andati settimana scorsa, non c'era tanta gente, mancavano solo i due leocordi. Ho parcheggiato comodo a Saronno, poi pian piano con la corriera sono tornato a Rescaldina. Giovà, entriamo nel parcheggio, mia figlia: papi, guarda, guarda, 12 anni, si spaventa, che c'è? Si picchiano due persone, due signori, come questo signore che non conosco, distinti, l'altro signore che è diversamente pettinato come me, distinto così, due signori distinti così, ve lo giuro, si spingevano, prendersi a botte, ho dovuto dividere, i bambini che si spaventavano, la gente, le mamme che urlavano. Ho detto: signori, ma una volta divisi, ma non vi vergognate davanti ai bambini, alle donne, che insegnamento fate? Uno gli fa l'altro: cazzo, ma rotti i coglioni, ma ha rubato il carrello 50 centesimi. Giusto, così ho fatto, ma mi mennate per 50 centesimi? Ma che insegnamento date? Vergognatevi, vergognatevi, menarsi per 50 centesimi. Io l'ultima volta che ho fatto a botte all'S lunga erano 2 euro, già ti giro di coglioni. Già 2 euro ti giro di coglioni. Prendo il carrello, entro e parte il cabaret fatto dalla gente. Da dietro uno scaffale si sentiva: giovanotto, giovanotto, giovanotto. Una voce così, che ho detto: boh, o è mia zia che mi chiama per i numeri dall'oltretomba, oppure sai quelle cose, noi maschi più bastardi, non corretti come le donne, quelle voci, giovanotto, che dici: non ho ancora rubato un cazzo, già mi ha incantato. E invece era una figura importante, parlavo con Beppe prima del cabaret fatto dalla gente, una figura mitologica, oserei dire, la promoter, dietro uno scaffale, seduta, che non se la caga nessuno, così. Passo davanti, giovanotto, con mezzi lacrimoni. Signore, non si sente bene, cosa c'è? Non mi dà retta nessuno, non mi dà retta nessuno, non riesco a piazzare il mio prodotto, qua mi sgridano la ditta. Stia calma, sia tranquilla, mi dica, posso proporglielo a lei? La gente proprio non mi dà retta, la gente un po' di corso, mi dica, l'aiuto io, mi dica. Oh ragazzi, ha preso il sorriso, ripreso il colore, gli occhi contenti di gioia, ci vuole poco a instaurare un'amicizia, un rapporto umano, siamo sempre di corsa. Giusy è tutta contenta, mi fa: solo per lei e solo per oggi lo shampoo contro le doppie punte. Ho detto: una testata, se glielo do mi vedono le telecamere. Ho detto: signore, lascio il numero di telefono, appena ne una giuro la chiamo io. Ma attenzione, il centro commerciale è un posto dove si può ridere e scherzare, ma ci sono posti sacri dove non bisognerebbe fare cabaret, neanche accennare. Cimitero, chiesa e ospedale. Invece in Italia riusciamo a fare cabaret anche in ospedale. 21 luglio 2008, 2:20 di notte, mia moglie mi sveglia, incinta del piccolino che è qua. Max, sento che deve nascere, c'è qualcosa che non va, ma siamo prima del termine. Dammi retta, il mio sesto senso, non sto male, vai tranquillo, non ti preoccupare. Non ho pensato né uno né due, sono sceso come nei film americani, ragazzi. La macchina non partiva, la mia. Prendiamo la sua Fiat Panda 750 vecchia, Panda Young bianca. Giusy vuole che io sono grosso, vuole che lei aveva il pancione e la grossa, vuole che la Panda era piccolina. Nel tragitto per andare a Tradate si sono rotte le acque, sembravamo sui tronchi di Gardaland. Arriviamo alla reception, scende. Max, partorisco qua, stai calma, non fare cazzate, stai calma. Stai, ho dovuto un po' sgridare. Piegata in due, un pancione così, gli tergevo il sudore, gli davo i bacetti. Paola, stai calma, non farmi scherzi. E subito hanno capito l'importanza di dover intervenire come hee-haw, medici in prima linea. E l'infermiera è arrivato con un blocchetto, ha guardato mia moglie piegata con la panciona così e fa: scusate, ma la signora è incinta. Gli ha detto: no, mia moglie è una scoreggiona. Facciamo le gare io e lei, riempiamo poi, bravo. Coglione, sì,
figa incinta, non lo vedi? La portano in sala parto, tutti contro di me, Giusy, le ostetriche. Si sono rotte le acque, a me, cazzo vuoi da me? Si sono rotte le acque. Me l'hanno detto 10 volte, l'11, che cazzo vuoi da me? Sono Mosè io, cazzo ne so me. E poi il cabaret lo facciamo anche noi nella vita, senza, pensiamo tutti uguali, facciamo noi il cabaret. È nato. 3,8 kg, ce l'avevo in mano, sembrava sta bottiglietta, io ho le mani da gigante, sta bottiglietta sembrava, mi faceva paura tenerlo, così gli ho detto a un'infermiera pugliese gentilissima, un angelo, ha aiutato tanto mia moglie, ha detto signora Pinuccia, vedi che c'è, giovane, guarda che c'è, gli ho detto mi sembra un po'... Che c'è, voglio, mi sembra un po' sottopeso, dove me lo metti in incubatrice? Fammelo vedere sto creator, quanto pesa? 3,8 kg in incubatrice. Te lo metti in una sbarba, fanculo, te lo porti a casa con l'incubatrice. Grazie. Ma